Grazie consigliere Bori. Chiamo l'oggetto numero 19, interrogazione presentata dal consigliere Bettarelli riguardo l'anno scolastico, determinazioni circa l'inizio delle lezioni. Risponde l'assessore Agabiti, illustra il consigliere Bettarelli. Do la parola al consigliere Bettarelli. Grazie vicepresidente. L'interrogazione nasce il 22 agosto, un sabato, ricordo bene, e nasce sostanzialmente da un genitore che legge il giornale. E legge il giornale, titolo Tesei premiati dai turisti, nuovi casi li gestiamo, sottotitolo Se il governo prevede deroghe, ragioniamo sull'apertura della scuola dopo il referendum. Questo genitore, che sarei io, è anche consigliere regionale. E in prima battuta gli si prende, come dire, non dico un colpo, ma insomma si preoccupa molto da genitore per la figlia che pensava di mandare a scuola il 14 settembre, come gran parte dei bambini d'Italia, sicuramente quelli umbri. E poi subentra, diciamo, la versione di consigliere che sa che il calendario scolastico lo decidono le regioni. Quindi mi chiedo il motivo per cui la Presidente della nostra Regione dica che si può iniziare o si debba iniziare la scuola, se ci sono le condizioni dettate dal Governo, dopo il referendum, perché questo non avviene. La Regione Abruzzo, con una delibera di giunta regionale numero 83 del 14 luglio, ha sancito che la scuola inizia il 24, così come la Basilicata, delibera numero 592 del 2 settembre, così come la Calabria, delibera di giunta numero 11.857 del 13 agosto, così come la Puglia, delibera numero 1050 del 2 luglio 2020. Quindi in quattro regioni la scuola inizia il 24. In Friuli è iniziata il 16, in Sardegna inizia il 22. Quindi la domanda, ovviamente oggi non siamo al 22 d'agosto quando è stata pensata e poi presentata l'interrogazione, la domanda è intanto capire perché la nostra Presidente pensa di aver bisogno di un decreto, di un atto di indirizzo nazionale per spostare eventualmente l'inizio della data delle elezioni. Credo che non ci sia bisogno e la nostra Presidente non può non saperlo, essendo appunto Presidente di una Regione. Mi viene pensato che, un po' come è stato fatto sotto coronavirus in modo particolare, si cerchi sempre di spostare l'attenzione e le responsabilità su qualcun altro, ma questo chi amministra non può farlo, o almeno non può farlo sempre. Credo invece che la scuola, giustamente, poi ho visto un comunicato recentissimo, credo di ieri sera, inizierà giustamente il 14 con delle modalità giustamente di massima tutela per la salute di studenti, personale, docenti, genitori, di tutto appunto il comparto del settore, trasporti e quant'altro, e che credo quindi un lavoro importante è stato fatto, debba essere fatto, proprio perché l'inizio della scuola, soprattutto quest'anno, è quanto mai doveroso, è quanto mai opportuno che i nostri figli, insomma amici, rientrino a scuola a tutti i livelli, proprio perché questo lockdown, fra i tanti effetti, ha anche provocato veramente un distanziamento, come dire, sociale, anche umano, importante. Quindi, ripeto, ormai da quando l'ho pensata e quando l'ho scritta, non essendoci proprio la possibilità di svolgere il consiglio, sono passati alcuni giorni, le notizie ovviamente si sono susseguite, non poteva essere altrimenti, quindi io credo, chiedo a questo punto all'assessore maggiore delucidazioni su quello che è stato fatto, sul perché appunto c'è stata questa uscita della Presidente e delle conferme, delle garanzie che ormai sono, come dire, quasi superate, ma insomma sentirle dalla Giunta è doveroso rispetto al fatto che la scuola inizi ed inizi in sicurezza il 14. Concludo con una battuta. Alcuni amministratori di alcuni comuni, penso a Monte Santa Maria, Montone, Baschi, a mio avviso hanno fatto un'operazione molto intelligente, che è quella di spostare le sedi dei seggi elettorali presso CVA, palestre, dico questi tre perché li conosco personalmente. Credo che
fare piuttosto che ed essere operativi dando soluzioni sia la chiave di lettura giusta piuttosto che quella di come dire, creare dissidi e problemi a persone che poi leggendo il giornale magari non riescono nemmeno a capire le decisioni che stanno in capo. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli, do la parola all'assessore Paolo Agabiti per la risposta. Grazie vicepresidente. Allora, sull'avvio dell'anno scolastico e conseguente organizzazione del calendario dell'attività per l'anno 2021, la Giunta regionale ha adottato disposizioni ufficiali con la deliberazione del 24 giugno 2020, la numero 502, con la quale è stato previsto l'avvio delle attività scolastiche per il 14 settembre. La data individuata coincide con quella della maggior parte delle regioni ed è stata condivisa al tavolo della conferenza di servizio permanente per l'attuazione del decreto legislativo 112-98 in materia di istruzione e formazione professionale. Solamente in data successiva, ed esattamente il 17 luglio, è intervenuto il DPR che ha fissato la data del referendum al 20 settembre, mentre l'ordinanza del ministro Azzolina, a cui si fa riferimento nell'interrogazione, veniva firmata il 24 luglio e stabilisce l'avvio delle elezioni per l'anno scolastico 2021 dal giorno 14 settembre. Tale data prevista dall'ordinanza vale per tutte le scuole, quindi dall'infanzia, primo ciclo, secondo ciclo di istruzione, appartenenti sia al sistema diciamo, nazionale di istruzione, compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Quindi, al di là diciamo, delle considerazioni, interpretazioni e riflessioni rispetto a tale scelta, appare chiara la posizione manifestata dalla Giunta regionale sull'avvio del prossimo anno scolastico, il 14 settembre. Una scelta assunta quindi dalla Giunta il 24 giugno, con conseguente anche articolazione del calendario scolastico in base alla quale sono previsti 206 giorni di scuola e ricordo che il limite minimo di giorni è fissato per legge a 200. Colgo anche l'occasione per informare il Consiglio sulle attività poste in essere dalla Giunta per quanto riguarda diciamo, la sua competenza e per consentire e garantire una ripresa delle attività in piena sicurezza nel rispetto di ogni protocollo sanitario previsto. Con il coordinamento dell'assessore Coletto è stato attivato con successo il programma di test sierologici volontari e tamponi destinati al personale scolastico, docente e ATA mediante una gestione diretta che ha dato e sta dando importanti risultati di adesione, la più alta in Italia. Sono state realizzate campagne informative puntuali e complete anche attraverso webinar destinati a tutto il mondo della scuola, dei servizi educativi all'infanzia e sono attualmente in programma ulteriori incontri per una corretta e puntuale informazione sulla gestione della ripresa delle attività e l'eventuale insorgenza di casi. Altra importante attività è stata condivisa e realizzata con l'assessore Melasecche per quanto riguarda il settore dei trasporti, nel quale la Regione è pronta ad affrontare la ripresa delle attività scolastiche sulla base delle ultimissime linee guida condivise in conferenza unificata, di concerto con gli enti competenti, quindi province, comuni, ufficio scolastico regionale e le società che gestiscono il trasporto pubblico locale e verificate le esigenze degli istituti didattici, abbiamo messo a punto un piano complessivo per consentire agli studenti umbri di raggiungere le sedi scolastiche mantenendo gli stessi orari di entrata e di uscita dello scorso anno. Si tratta di un rilevante e gravoso impegno economico grazie al quale consentiremo la messa in servizio di circa 100 autobus in più ogni giorno. Siamo altresì pronti a garantire l'aiuto per le operazioni di sanificazione anche post-elettorali e dotazioni di dispositivi di prevenzione e protezione individuale e collettiva per tutte le situazioni in sofferenza, dalle scuole dell'infanzia pubbliche e private ai percorsi di istruzione e formazione professionale, mediante l'avvenuta riprogrammazione dell'FSE 1420. In definitiva, torno a sottolineare che la Regione, attivatisi fin dal primo momento dell'emergenza, ha lavorato e sta lavorando senza sosta per contribuire, per quanto ovviamente di sua competenza, alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, in assoluta sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie e garantendo il sostegno nei settori in difficoltà. Grazie.
Grazie Assessore Agabi, ti do la parola al Consigliere Bettarelli per la replica. Sì, velocissima e rapida rispetto alla risposta. Ringrazio l'Assessore Agabiti che è sempre molto presente e disponibile e segue veramente le questioni, quindi questo gliene do atto. Rispetto alle questioni che ci ha illustrato, come dire, da una parte ovviamente mi fa piacere sapere che tutti i passaggi insomma siano stati esperiti, sia stato un coinvolgimento, leggendo i giornali soprattutto sul settore del trasporto scolastico, non avevo avuto questa, come dire, questa sensazione leggendo le prime pagine dei quotidiani appunto di questo fine settimana, e credo che comunque molte questioni che giustamente la nostra regione ha affrontato con l'assessore Coletto, penso soprattutto insomma ai test sugli insegnanti, siano, come dire, una direttiva e un indirizzo nazionale, ma al di là quindi delle polemiche, degli articoli dei giornali, è evidente che la mia prima soddisfazione è legata al fatto che ci siano tutte le condizioni, quindi da un punto di vista igienico-sanitario, su quello che sarà il post referendum, rispetto ai trasporti, rispetto ai test, agli insegnanti, tutta una serie di procedure per cui i nostri ragazzi possano tornare a scuola il 14 in condizioni ottimali. E chiamo l'oggetto numero 20. Interrogazione dei consiglieri Peppucci e Carissimi riguardo gli intendimenti della Giunta regionale in merito al ponte di Corbara. Interroga consigliere Peppucci, risponde l'assessore Melasecche. A lei la parola, consigliere Peppucci. Grazie Presidente. Una questione molto importante nella nostra regione fa riferimento alla viabilità e al fatto che a seguito delle criticità riscontrate per quanto riguarda il viadotto Montoro ne sono state rilevate altre per il ponte Corbara. Infatti la strada statale 448 di Baschi Orvietro rappresenta un tratto importante che permette il collegamento non solo delle città di Todi, Orvieto e Baschi, ma dell'intera area della media valle del Tevere con l'Orvietano e il Perugino. Il ponte di Corbara, che appunto ho citato, si trova proprio in questo tratto statale e è stato chiuso il 22 luglio perché a seguito di un'ispezione sono emersi evidenti danni strutturali legati ad importanti problemi legati alla tenuta. Risulta che questo danno, e sicuramente meglio saprà dirci l'assessore, sia riconducibile all'importante traffico che si è avuto sul ponte proprio a causa della chiusura del viadotto Montoro. Riconosciamo che l'amministrazione regionale insieme ad ANAS si sia subito adoperata per ripristinare la situazione e per permettere che il ponte venisse riaperto in tempi brevi, oltre al fatto che c'è stata subito una mobilitazione anche per individuare dei percorsi alternativi. Un lavoro importante che, come sappiamo, ha permesso la riapertura lo scorso 27 agosto grazie alla messa in sicurezza del ponte, consentendo il traffico, il transito in senso unico alternato per i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate. È chiaro però che ad oggi, oltre ad avere l'esigenza di conoscere e di sapere come proseguiranno i lavori, è necessario fare una riflessione sull'impatto che questa situazione sta avendo a livello economico, dato che ad oggi i mezzi pesanti non possono transitare su questa strada e anche chiaramente sul ponte. Una condizione che chiaramente genera dei problemi alle imprese per quanto riguarda i trasporti, in particolare per la loro gestione, per un aumento dei costi di trasporto, per maggiori tempi di consegna e aggravi anche in termini di sostenibilità. E per questo, Assessore, interroghiamo lei e la Giunta regionale per conoscere la situazione attuale nella quale si trova il ponte di Corbara, i presumibili tempi per il ritorno alla normalità anche per i mezzi pesanti, se ci sono colpe imputabili a specifici soggetti e quali iniziative vengono messe in campo dalla Giunta regionale. Grazie. Grazie consigliere Peppucci, do la parola all'assessore Melasecche per la risposta. Prego assessore. Lo scorso 27 agosto l'ANAS ha riaperto al traffico leggero il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 di Baschi, itinerario Todi-Orvieto. Il transito è consentito alle autovetture e a tutti i veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. La circolazione è regolata a senso unico alternato con semaforo.
Il ponte era stato chiuso al traffico il 22 luglio a seguito di un controllo periodico nell'ambito del quale i tecnici ANAS avevano rilevato criticità strutturali su una delle due campate. Per ridurre i tempi di riapertura e contenere così i disagi al traffico, anche su precisa sollecitazione di questo assessorato, l'ANAS ha subito pianificato un intervento in due fasi. Una prima fase per riaprire in modalità provvisoria nel più breve tempo possibile e una seconda fase di completamento per la riapertura definitiva. La prima fase appena conclusa ha riguardato in particolare la messa in sicurezza di una delle due travi, perché è un ponte, diciamo, anche come concezione vecchia, per cui sono solo due travi, per cui basta se ne danneggia una e già diventa un problema, quindi far affluire il traffico. La messa in sicurezza di una delle due travi danneggiata tramite il montaggio di una trave provvisoria in acciaio composta da due elementi di lunghezza massima pari a 32 metri e peso complessivo di 39 tonnellate, posta sul piano viabile, quindi è ben visibile passando, in corrispondenza della trave interessata e ad essa collegata per sostenerla. Per alleggerire il carico sulla struttura, per compensare quindi questo maggior carico, sono stati eseguiti altresì interventi di rifacimento della pavimentazione provvisoria, riducendo lo spessore del bitume in modo tale da alleggerire il carico. Si sottolinea che questa prima fase ha consentito quindi di riaprire il traffico in tempi eccezionalmente contenuti. Proprio per questa ragione sono stati convocati dall'ANAS sia lo stesso progettista che la stessa impresa del viadotto di Montoro, portando quindi a risultati, devo dire, molto soddisfacenti dal punto di vista della brevità del blocco. Al contempo però proseguono le attività necessarie alla realizzazione della seconda fase dell'intervento, che riguarderà il consolidamento di alcune travi, altre travi dello stesso viadotto, e consentirà la riapertura anche ai mezzi pesanti, senza limitazioni di carico. Anche perché, lo ricordo, la 448 è fondamentale perché collegando Orvieto a Todi, e lo abbiamo visto soprattutto durante il blocco del viadotto di Montoro, viene utilizzata da gran parte del traffico che deve inserirsi in Umbria dal nord e dal sud del paese. Considerati i tempi indispensabili alla produzione dei materiali necessari, tali interventi potranno essere avviati nella seconda metà di settembre e durante l'esecuzione dei lavori potrà essere necessario sospendere temporaneamente il traffico sul ponte. Si specifica infine che l'ultimazione dei lavori e la conseguente riapertura anche al traffico pesante è prevista ad oggi entro il mese di gennaio. Si evidenzia infine che gli interventi, il cui investimento complessivo è di circa 1 milione di euro, sono stati affidati, come diceva tempo, assessore. Chiudo. Stiamo sollecitando l'ANAS per intervenire sui fori di Baschi, stessa strada, in due curve in cui purtroppo gli autotreni, vista la ristrettezza delle carreggiate, quando vanno in velocità, producono spesso incidenti con una certa ricorrenza. E su questo c'è un intervento di vari milioni che stiamo sollecitando per migliorare la viabilità nel suo complesso. Grazie. Consigliere Peppucci. Grazie Presidente per l'esaustiva risposta. Riconosciamo positivamente, diciamo, oltre l'impegno, anche le azioni che si stanno mettendo in campo, che fanno riferimento anche ai fori di Baschi. È chiaro che in due mesi abbiamo riscontrato due importanti criticità, come dicevo, uno che fa riferimento al viadotto di Montoro e una al ponte di Corbara. E credo che in ballo, prima della viabilità, c'è la sicurezza dei cittadini e che queste situazioni dovrebbero farci meditare ancora di più per quanto riguarda l'importanza di verificare lo stato delle nostre infrastrutture. Grazie.